Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme l'esercizio numero 33 del metodo per tarantella rigitana volume 1. Vi ricordo che il metodo è a numeri. È tutto in diretta. Ok, allora, l'esercizio è questo. Ho fatto un rallentando finale, quindi cercate di abituarvi anche a farlo lento, man mano più veloce, quindi via dicendo, utilizzando poi il metronomo, magari partendo da una velocità standard. Questo esercizio è molto semplice. Abbiamo, ormai avete fatto già gli altri, due volte il 4 cerchiato, 4 2 4, come un altro esercizio che abbiamo visto prima, è simile. Quindi 4 4 4 2 4, poi scendiamo in sesta posizione, 2 cerchiato, 4 2 cerchiato. Poi terzo dito, saliamo di una posizione, due cerchiato, tre. Vi faccio ascoltare. È questo, eh? In apertura, prima battuta è questa. Due volte il 4, poi 4, due cerchiato, 4. È questo. Ancora questo. Fate questo per 10 minuti, un quarto d'ora. È uguale, diciamo, all'esercizio numero 28, l'inizio del numero 28, è la stessa cosa, quindi facilissimo. Fatelo comunque per 5 minuti, poi aggiungiamo in sesta posizione 2 cerchiato, 4 2 cerchiato, poi 3 e saliamo di una posizione, 2 cerchiato, 3. E così, quindi questo. Quindi 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, saliamo di una posizione, 2 cerchiato e 3. Le note legate, quindi non posso salire di scatto, ma allargare il dito, quindi così. Se faccio questo, sento il, diciamo, lo staccato, invece sarà così. Chiaro, quindi fatevi una mezz'oretta di questa battuta. Questa qua, scusate. Chiaro? Bene, bentornati, sapete fare quest'ora. Colleghiamo la prima battuta alla seconda e sarà così. Prima battuta, la seconda. Ora le leghiamo così. Tutto legato, quindi ancora. Ancora questo, metto un metronomo a 54, così, più lento, così. Ancora questo, e lo ripeto, insomma, questo collegamento di queste due battute per, diciamo, un'oretta, chiaro? E poi ci rivediamo. Mettete in pausa e fatelo. Chiaro? Quindi va ripetuto più volte. Bene, poi andando avanti, insomma, qua è semplice, sono delle note che già abbiamo trovato negli esercizi precedenti, inutile che vi vado a indicare, insomma, 3-3, 3-2-3, 3-2-3, 3-2-3. Anzi, qua sopra ho indicato male, però è la stessa cosa, insomma. Quindi abbiamo 3-3, poi 3-2 cerchiato 3, sempre la stessa cosa. E in chiusura è questo, insomma, due volte il terzo dito. Poi 3 2 3 per 3 volte, 3 2 cerchiato. Chiaro? L'avete fatto già nell'esercizio numero 29, cambiava solo un tasto, diciamo 3 2, facevate lì così. Qua abbiamo due volte il terzo, tutto qua, cambia un tasto solo. Facilissimo, chiaro? Quindi c'è poco da studiare. Poi ripetetevi tutto questo rigore, va bene? Così, questo qua. Per un'oretta. E alla fine sarà così, facendolo col metronomo.
raccomando allegare sia l'ultima nota, questa qui, alla prima nota, e poi allegare questo 3 con quest'altro 3, lo stesso discorso di prima. Il 3 rimane premuto, inverto solo il mandice, ottengo questa nota, chiaro? Col 3 premuto basta invertire il mandice e otterrò questa nota. Se avete molta difficoltà ribattete il tasto senza problemi, chiaro? Quindi una volta che avete memorizzato bene potete mettere i bassi. Mettete i bassi, sono scritti sotto i bassi, inutile che insomma, li studiamo insieme perché ormai sono facilissimi, l'avete già capito. Bene, per questa, diciamo, questa lezione è tutto, insomma i bassi sarà semplice metterli, sono scritti sotto, quindi se incontrate difficoltà vuol dire che dovete ripetere gli esercizi precedenti, che insomma, l'avete fatti molto velocemente, quindi se avete difficoltà ricordatevi, vuol dire che insomma avete studiato male gli esercizi di prima. Ripeteteli. Bene, per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!